Going to give you exciting news. Anzitutto vi porto delle notizie davvero strabilianti. 40 years ago I started to build a special hospital that I thought I would complete in 4 years. 40 anni fa ho iniziato a costruire un ospedale molto speciale che pensavo di riuscire a completare nell'arco di 4 anni. Last week we poured the foundation of our first big building. E dopo 40 anni, la scorsa settimana, siamo riusciti a gettare le fondamenta del nostro primo edificio importante. Yeah, baby! So maybe my first important message is have very big dreams and give your whole life to it. Quindi il primo messaggio che vi porto oggi è probabilmente proprio questo, ovvero sognate in grande e fate in modo di realizzare questo grande sogno. Way back in medical school, 45 years ago, I thought medicine is not done well in my country. What is my fantasy hospital? 45 anni fa, quando ero uno studente di medicina presso la facoltà di medicina, mi resi conto che l'erogazione della cura e quindi della sanità negli Stati Uniti non era esattamente quella ideale, e quindi mi sono chiesto come migliorarla. And since medical school was very easy for me, I studied in medical school the history and styles of delivering care. Dal momento che gli studi mi riuscivano piuttosto bene, era piuttosto facile per me, ero un ottimo studente, decisi di dedicare molto tempo durante appunto gli anni in università a studiare i modelli e i sistemi di erogazione di cura e prestazioni sanitarie. I was a math nerd and I fell in love in the 50s with whole systems thinking. Ero un secchione con una predilezione piuttosto spiccata per la matematica e sviluppai ben presto un interesse per appunto la teoria sistemica. So the idea was, let's make a hospital that looks at every problem and has a beautiful answer. L'idea era quella di ideare un modello ospedaliero in grado di far fronte a tutti questi problemi, a tutte queste criticità, con una risposta per queste criticità. The loudest problem was medicine is a business and if you're poor you can't get care. E il problema principe è che la medicina è un business e i più disagiati e i poveri non possono accedervi. And so of course we were going to be free for everybody. Da questa constatazione derivò la nostra decisione, ovvero un ospedale che erogava cure e prestazioni ai propri pazienti a titolo gratuito, indistintamente. But not free for poor people, poor people. We wanted to eliminate the idea that when you got care, you owed something. Instead, you felt excited that you belonged to something called community. In realtà non ci rivolgevamo esclusivamente ai poveri poverissimi. L'idea era quella di eliminare dallo scambio e dalla bidirezionalità della cura il peso del debito, ovvero il paziente non doveva sentirsi in nessuna maniera indebitato nei nostri confronti, ma bensì doveva sentirsi partecipe, appartenenti a quello che era la nostra comunità. In the US business model of medicine, people pay this huge expense by belonging to public or private insurance, but the insurance companies control how you are practicing medicine.
Negli Stati Uniti questo tipo di transazione avviene con la mediazione delle compagnie assicurative private o pubbliche, alle quali appunto i cittadini si rivolgono per ottenere assistenza sanitaria. La criticità è che le assicurazioni controllano e dirigono, se così si può dire, l'erogazione della cura e della prestazione sanitaria per il paziente. And if you don't accept insurance, you don't have to do any of their rules. Però ci siamo detti, bene, se rinunciamo all'assicurazione, a tutto quello che l'assicurazione comporta, possiamo giocare la partita con le nostre regole. Another huge problem was this dark specter of malpractice and doctors spending some of them more than $100,000 a year in insurance to protect this situation. E l'altro spettro era appunto il timore dell'essere citati in tribunale per negligenza o per imperizia. Quindi un medico negli Stati Uniti arriva a spendere fino a $100,000 l'anno per sottoscrivere appunto una polizza assicurativa che lo protegga in caso di appunto contestazione per negligenza o imperizia. So the idea was to punish medical people if you didn't like your treatment. L'intento era appunto quello di instaurare un sistema punitivo, ovvero se al paziente, se il paziente non gradiva l'erogazione o la cura ricevuta, poteva punire, tra virgolette, l'erogatore, in questo caso il medico, facendogli causa. But we need the right to make a mistake, because never before a treatment can you know the consequences of your treatment. Ma abbiamo bisogno però del diritto di poter commettere un errore, perché fino a quando non si eroga una terapia, fino a quando non si somministra una terapia, non si sa con certezza quali possano essere le effettive conseguenze. We are the only medical group in the United States refusing to carry malpractice insurance. Il nostro gruppo, la nostra organizzazione, è l'unica organizzazione negli Stati Uniti d'America che si è rifiutata di sottoscrivere una polizza assicurativa contro l'imperizia. Now here's a complaint in every country. Both the patient and the caregiver say we never have enough time with each other. E condivido con voi quella che è una lamentela molto comune in tutti i paesi, lamentela che viene espressa sia dal paziente che dal medico. Entrambi si lamentano infatti della mancanza di tempo. Il medico non ha tempo a sufficienza da dedicare al paziente e il paziente non si sente, diciamo, ricettivo di questo tempo. I was trained to think that I could be a doctor in 7.8 minutes. E mi è stato insegnato a fare il medico e a farlo in 7.8 minuti. You actually can't be a real doctor in 7.8 minutes. In realtà non è possibile fare il medico in 8 minuti. Our first interview with a new adult patient is 3 or 4 hours long. Il nostro primo colloquio con un nuovo paziente dura in media dalle 3 alle 4 ore. Because our ideal patient is somebody who wants a deep personal friendship with us. Perché il nostro paziente ideale è un individuo che vuole sviluppare un'amicizia, un rapporto molto profondo e ideale con il proprio medico. As a family doctor, I also insisted that I visited the home of the patients we treated. E dal momento che sono un medico di famiglia, insistevo per visitare la casa del paziente. Very snoopy visiting doctor. In realtà ficcavo il naso dappertutto. I looked under the bed. Sotto il letto. I pulled out the dresser drawers. Nei cassetti. And invite myself to dinner. Ah, naturalmente mi invitavo a cena. Thank you very much. Grazie per l'invito. Here's what I found. I found less than 3% of the adults I interviewed had self-esteem. E ben presto mi resi conto che meno del 3% degli adulti con i quali mi trovavo a colloquiare dichiarava di avere autostima. Less than 5% had any idea
what a day-to-day vitality for life was about. Meno del 5% sapeva descrivere o aveva un'idea di quella che poteva essere la gioia e la vitalità che la vita di tutti i giorni può regalare all'individuo. The normal adult didn't like themselves, didn't like their marriage, and didn't like their job. L'adulto tipo detestava se stesso, detestava il proprio matrimonio e il proprio lavoro. And these weren't the psychiatric patients, these were the normal patients. E questi non erano pazienti psichiatrici, erano pazienti normali, cosiddetti normali. Sacre bleu! And no one mentioned this in medical school. E nessuno me l'aveva mai detto alla facoltà di medicina. And we made a weird decision. We said, let's never give psychiatric medicine. E prendemmo anche un'altra decisione piuttosto rigorosa, ovvero quella di non somministrare mai psicofarmaci. Because we were interested in mental health. Perché a noi ci interessava la salute mentale. We didn't see any meaning in the diagnosis or the tablets of psychiatry. Non riuscivamo ad attribuire alcun valore alla diagnosi oppure alla somministrazione di una pillola ai nostri pazienti. How can we teach friendship? Ci chiedevamo invece come insegnare l'amicizia. How can we stimulate wonder and curiosity and passion and hope? Come stimolare la curiosità, il senso della meraviglia, la speranza, la passione? How can we help people find meaning? In altre parole, come aiutare la gente a trovare il vero significato della propria vita. And that's why we integrated medicine with performing arts and crafts and agriculture and nature. Ecco perché decidemmo di integrare alla medicina le arti, i mestieri, l'agricoltura. Education, recreation, social service. Il servizio sociale, l'intrattenimento, l'educazione e la formazione. We were a community center, we were an artist colony. Eravamo una comunità, un centro comunitario, o in altre parole, una colonia di artisti. There was one problem so clear to me in medical school that was very painful. And that was the number of doctors who were rude and arrogant. E durante i miei studi, durante appunto gli anni trascorsi alla facoltà di medicina, mi resi conto di un problema che mi disturbava più degli altri, ovvero il fatto che la maggior parte dei medici si dimostrava sgarbata e scortese nei confronti dei propri studenti. How can we eliminate hierarchy? Come possiamo eliminare la gerarchia? Give everybody an equal and very low salary. Dare a tutti lo stesso salario, un salario uguale per tutti e molto contenuto. $300 a month. $300 al mese. And to address the issues of a concern for human future. In moving towards community and environmental health, we knew that the hospital would need to be a communal eco-village. E ben presto, infatti, ci siamo resi conto che l'ospedale doveva diventare un ecovillaggio all'interno della quale si potesse vivere in comunità per far fronte a una serie di problemi che hanno a che fare un po' appunto con la sopravvivenza della specie e molto altro ancora. Nobody gave us a hospital. Nessuno ci ha dato un ospedale vero e proprio. We did what poor countries do. We made our home a hospital. Quindi abbiamo fatto quello che spesso avviene nei paesi poveri, ovvero abbiamo trasformato la nostra casa in un ospedale. The 12 years we operated, we had 20 adults and our children living in a large 6-bedroom house. Nei primi 12 anni del progetto pilota vi erano appunto 20 adulti con prole al seguito che occupavano questa casa dotata di 6 camere da letto. We had 500 to 1,000 people in our home each month with 5 to 50 overnight guests a night. Potevamo avere dai 5 ai 15 ospiti ogni notte e ogni mese riuscivamo a accogliere dalle 500 alle 1000 persone. 15,000 people came through our home. 3,000 of them had profound
mental health histories, and we never gave psychiatric medicine. In totale abbiamo accolto 15.000 persone e 3.000 di queste persone presentavano delle turbe psichiche piuttosto marcate, ma a nessuna di esse abbiamo mai somministrato psicofarmaci. The 12 years we operated, we were so crazy, no foundation and no people gave us any donations to operate it. Per i primi 12 anni del progetto pilota, come vi dicevo, eravamo davvero sui generis e proprio per questa nostra caratteristica nessuna organizzazione, nessuna fondazione ci sostenne finanziariamente. So our staff worked outside jobs to pay to practice medicine. Quindi il personale doveva lavorare all'esterno del nostro ospedale per poter avere il privilegio di praticare la medicina. And I don't want to give any sense of sacrifice or long and hard journey, rather to say the unencumbered practice of care is an ecstatic experience worth paying to do. E non sono qui certamente per dirvi che è stato un sacrificio, che è stato difficile e quant'altro, ma il messaggio che vi porto è che la pratica dello spendersi per gli altri e del prendersi cura per gli altri è davvero impagabile. Also, even though it was against the law when we began in 1971, we allowed every kind of practitioner of any kind of healing art to work with us as long as they were free. E nel 1971, anche se appunto era contro la legge, abbiamo deciso di accogliere qualsiasi tipo di medicina alternativa a patto che fossero disposti a erogarla gratuitamente. Acupuncture, homeopathy, naturopathy, chiropractic, ayurvedic, anthroposophic. Ayurvedica, omeopatia, chiropratici e quant'altro. We made no money, we paid to work there, and it was a very intense environment, never having any privacy. Quindi non guadagnavamo un quattrino, anzi pagavamo e lavoravamo esternamente per poter lavorare all'interno di questa nostra comune la cosa che pesava su alcuni era che non ci fosse alcun tipo di privacy. The first 9 years, none of the staff people left. Per i primi 9 anni del progetto pilota nessuno decise di abbandonare il progetto, nessuno se ne andò. And I think the reason is the reason that Hollywood picked up on the movie, and that is that we have been the only silly hospital ever in history. E la vera ragione che poi è stata raffigurata e rappresentata dalla pellicola hollywoodiana, dal film, è che appunto eravamo un ospedale unico, appunto sui generi, su un modello unico. We made everything funny. E rendevamo tutto divertente, ogni singola cosa. Living funny, we made dying funny. Il vivere era divertente come pure il morire. Think about it for a moment. Pensateci per un attimo. You know you're going to die. Sappiamo tutti che prima o poi arriverà la nostra ora. Raise your hand if you want it to be fun. E alzate la mano se volete che quel momento sia un momento divertente, felice. People want a funny, loving, happy place to die. Perché vi chiedo questo? Perché tutti vogliono che ci sia un posto amorevole, divertente nel quale poter morire. When we saw that we were fully unsuccessful in raising money, as political activists, we made a decision to stop seeing patients, to go public, because we knew it was more important to build a model hospital than keep doing the frontier medicine we were doing. E quando ci rendemmo conto che appunto non vi era sostegno finanziario da nessuna parte, decidemmo, diciamo, di chiudere i battenti di questa comune, di questa sorta di ospedale e di aprirci all'esterno per poter cercare appunto dei fondi più significativi. And so we went public because we knew that being famous is how you get money in the United States.
Quindi decidemmo di aprirci al pubblico, tra virgolette, e negli Stati Uniti una via, diciamo, per ottenere delle sponsorizzazioni e dei fondi è appunto la fama. I was immediately invited to speak all over the world. E immediatamente ricevetti moltissimi inviti per appunto andare a tenere delle conferenze un po' dappertutto, in tutto il mondo. So for 27 years I've been on the road 300 days a year. Quindi per 27 anni sono in viaggio una media di 300 giorni l'anno. In 70 countries, as many as 11 lectures in a day. Sette nazioni, fino addirittura 11 presentazioni in un sol giorno. It was during this time that we started our clown trips. E proprio in quel momento decidemmo di dare l'avvio anche alle missioni umanitarie con i clown. First, because we were very poor, all we brought was clowning. E anzitutto, dal momento che eravamo molto poveri, la nostra offerta migliore, forse l'unica offerta che potevamo fare al paese ospitante, era la clowneria, il nostro clown. As we became more experienced and got more money, we started to build clinics and schools and bring aid. E man mano che acquisimmo appunto più esperienze, decidemmo di portare anche degli aiuti umanitari a seguito. Everyone is welcome. E siete tutti benvenuti. We have taken maybe 170 trips. E probabilmente ad oggi abbiamo organizzato forse 170 missioni umanitarie. This year and most of the last 10 years about 9 trips a year. Quest'anno, come pure la maggior parte degli anni scorsi, abbiamo tenuto una media di 9 missioni umanitarie l'anno. This year, Ecuador, Kenya, Guatemala, Sicily, Peru, Costa Rica, Gaza, Brazil, Russia. We don't do these to make money. Everybody pays their own way. E non organizziamo queste missioni umanitarie per raccogliere fondi, nel senso che chi decide di parteciparvi paga la propria quota di iscrizione e di partecipazione. Everybody is welcome. You don't need any certificate or any training. You can be the dullest person in Italy. E siete tutti benvenuti, non richiediamo nessun tipo di formazione specifica o di certificato. Potreste anche essere la persona meno divertente in tutta l'Italia, ma siete benvenuto. We've taken ages 3 to 88. E abbiamo avuto partecipanti di età che variava dai 3 anni agli 88 anni. We do no screening. E non facciamo nessun tipo di selezione. No bad clowns. Non esiste il cattivo clown. Maybe only bad clowns. Anzi, sarebbe forse accettiamo solo i cosiddetti cattivi clown. Always, every day, I'm thinking, how can I get help to build our hospital? E tutti i giorni mi domando come posso trovare aiuto e sostegno per costruire questo ospedale. And last week, we pour the foundation. E la settimana scorsa siamo riusciti a gettare le fondamenta. So, when I was 18, I was hospitalized 3 times in mental hospitals because I wanted to kill myself. All'età di 18 anni sono stato ricoverato per 3 volte in un istituto psichiatrico perché volevo togliermi la vita. I didn't want to live in a world of violence and injustice. Non volevo vivere in un mondo che celebrava la violenza e l'ingiustizia. In the third hospitalization I realized, listen you dumb shit, you don't kill yourself, you make revolution. E in occasione del terzo ricovero mi sono detto, su merdaccia, non devi toglierti la vita ma devi fare la rivoluzione. Passate il vernacolo. I decided to make a revolution of loving. E decisi di fare la rivoluzione dell'amore. And they have a name for this decision. It's called passion. E questa decisione va sotto il nome di passione. Passion painted the Sistine Chapel. La passione ha decorato e dipinto la Cappella Sistina.
while laying on your back. Magari sdraiati, sdraiati. In spite of how weird things were around you. Malgrado la bizzarria di tutto quello che succedeva attorno. So one answer is passion. I want peace and justice. I work for peace and justice. Quindi una risposta è passione. Io voglio pace e giustizia e mi adopero per pace e giustizia. Another thing I both decided and found out was possible is that I chose at 18 in every moment to make me. All'età di 18 anni decisi di costruirmi in ogni istante, di plasmare la persona che volevo essere in ogni attimo. Another way to say it is I chose to live from intention. Un altro modo di dirlo è decisi di vivere in base alla mia intenzione. I will be loving. Voglio essere una persona amorevole. I will be friendly. Voglio essere una persona amichevole. Etc. I will make me. E voglio costruirmi, voglio progettare il mio essere. And my political analysis is as soon as you stop making you, the society has a way of making you a person you don't want to be. In base alla mia analisi politica, se ciascuno di noi non si impegna ad autocostruirsi, la società lo farà per noi e l'essere che ne risulterà molto spesso non è esattamente l'ideale. I choose who I am. Io ho deciso di essere la persona che sono. I see good results. E i risultati mi piacciono parecchio. And so I keep it up. E quindi continuo ad essere chi sono. Unfortunately, our value system is so narrowly defining what is a value that you're getting that you forget you're getting these millions of beautiful things all the time. Ci allontana o non ci fa riconoscere la bellezza della miriade di cose che la vita ci dona in ogni istante. That's why sometimes if you study Buddhism, one of your lessons to yourself is to give everything away, have nothing. Infatti, se qualcuno ha studiato il buddismo, uno dei primi precetti è quello di liberarsi della propria proprietà, dei propri possedimenti materiali, di dare via tutto. Maybe you find out you're really rich when you have nothing. Che so, magari potreste addirittura scoprire di essere realmente ricchi quando non possedete più nulla. In medical school, not one lecture on being well. E alla facoltà di medicina non c'è mai stata neanche una lezione sul benessere, mai nessuno ci ha insegnato come possiamo prenderci cura di noi stessi. Instantly, when I spent 4 hours with a patient, I was thinking, how can I get this person to live a wellness lifestyle? Inizialmente, quando mi intrattenevo per 4 ore con un paziente, mi chiedevo come posso convincere questa persona ad adottare uno stile di vita che possa giovare al suo benessere. First I examined myself and made sure I was living a wellness lifestyle. E prima di predicare ad altri come fare, mi sono guardato dentro e mi sono chiesto: ma io sto vivendo una vita all'insegna del mio benessere psicofisico? So, for example, since my 20s I've exercised an hour and a half to 2 hours a day for 45 years. E da quando avevo 20 anni, quindi per quasi 45 anni, ho fatto esercizio, continuo a fare esercizio, 1 ora e mezza, 2 ore al giorno, ogni giorno. For example. Ad esempio. A very strange thing is that nobody wanted that information. Cut the crap, doc, give me a pill. E la cosa bizzarra però è che quando suggerivo ai miei pazienti di fare tutte queste cose, loro sembravano sordi, a loro non interessava, mi dicevano sì, vabbè, taglia corto e dammi una pillola. Let's ask the audience. E chiediamo al pubblico. How many of you floss your teeth at least 5 days a week? Quanti di voi si passano il filo interdentale almeno 5 giorni alla settimana? Don't lie. E non mentite. Okay, how many of you
have had a regular exercise program at least one year? E quanti di voi hanno portato avanti, diciamo, un programma di esercizio fisico almeno per un anno? All right. How many cigarette smokers? Quanti fumatori? Be honest. Siate onesti. How many have safe sex? Quanti di voi intrattengono sesso sicuro? Here's the most important wellness question. How many of you are developed masters at friendship? E questa è la domanda che riguarda benessere forse più importante. Quanti di voi sono diventati dei maestri nel coltivare delle amicizie? Yeah, if you have to do this, you're probably not. Se appunto scrollate le spalle, probabilmente non vi siete applicati molto. The way you know you are is that you're never lonely. E come fate a saperlo? Lo sapete perché non siete mai soli. If you have friends, you cannot be lonely. Quando si ha un amico, quando si hanno degli amici, non è possibile sentirsi soli. I have never had God in my life, but one can have this friendship with God. Dio non è mai stato presente nella mia vita, però sono certo che Dio è l'amico di molte persone. Okay, and there's so many other things, right? Do you vote? Are you active politically? E ci sono molte altre domande, che so, votate, siete attivi dal punto di vista politico? Who would admit that they work for peace and justice? Chi ammetterebbe di adoperarsi e di lavorare per pace e giustizia? And here was a favorite of mine, no television. E questa era una delle mie scelte preferite, appunto, il divieto di accendere la televisione. Non c'è la televisione. No television?